Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, una giornata veramente piena di eventi. Abbiamo visto poco fa la BCE, ma anche il dato del lavoro americano. Andiamo a vedere intanto come si stanno comportando gli indici americani a mezz'ora, anzi a 35 minuti dall'apertura. Stiamo vedendo tutti gli indici in rialzo, in particolar modo il Nasdaq che guadagna lo 0,85%. Io sottolineo il Nasdaq perché negli ultimi giorni era il protagonista principale, però non portando notizie positive. Oggi è un scenario completamente diverso. Dow anche guadagna 200 punti, l'S&P 500 a quota 3.424 punti, il VIX in questo momento a quota 27,84. Come possiamo vedere, il rialzo è trascinato, anzi guidato dai FANG. Facebook guadagna quasi 0,80%, Apple in rialzo del 2%, Amazon 2,1%, e Netflix lo 0,94% di rialzo. Vorrei vedere velocemente, ecco, il dato del lavoro che tra l'altro è uscito proprio durante la conferenza stampa di Christine Lagarde, quindi senz'altro un dato importante perché le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione si sono attestate a 884.000, come possiamo vedere dalla nostra piattaforma, un po' sopra delle previsioni. Senz'altro delude questo fatto, quindi c'è tra virgolette un rallentamento della ripresa del mercato del lavoro, e ribadisco qua le parole di Lagarde, attenzione perché il mercato del lavoro è molto importante per la Federal Reserve e l'occupazione in generale. Andiamo a vedere velocemente anche il mercato obbligazionario. Il decennale americano rende lo 0,71, quindi stiamo vedendo comunque i rendimenti in rialzo. Il biennale lo 0,15, i 30 anni 1,48. Per quanto riguarda invece lo spread tra il BTP e Bund tedesco, stabile a 144 punti base, meno 2,84. E infine i mercati europei che sono in rialzo, soprattutto dopo la conferenza stampa di Lagarde, anzi rallenta un po' il DAX, però è in verde, guadagna lo 0,16%, CAC hanno 0,08%, il FTSE MIB in questo momento la borsa migliore in Europa, guadagna 115 punti, ovvero lo 0,60%. Parliamo anche dell'euro-dollaro perché è stato comunque uno degli argomenti principali durante la conferenza stampa, è stata stuzzicata più volte dai giornalisti. Christine Lagarde, cercando ovviamente di farla esprimersi sul cambio euro-dollaro, lei ha detto più volte che senz'altro le interessa l'euro e il prezzo dell'euro, soprattutto per quanto riguarda l'impatto sull'inflazione, sulla stabilità dei prezzi, ma non ha voluto dire qualsiasi tipo di target. In questo momento, intanto, l'euro-dollaro 1,19 in rialzo dello 0,83%. Insomma, una situazione molto interessante su tutti i fronti. Io sono in compagnia di Pietro Cagli, consulente finanziario di Copernicus IM. Buongiorno Pietro e ben ritrovato. Grazie, buongiorno Alexandra, ben ritrovati. Pietro, vorrei partire assolutamente dalla conferenza stampa di Christine Lagarde. Era interessante perché verso la fine ha ribadito alcune particolarità per lei molto importanti, come la revisione strategica, che senz'altro è molto importante. Non ha detto nulla per quanto riguarda i target di inflazione, che tutti hanno fatto molta attenzione su questo punto, perché proprio pochi giorni fa abbiamo visto durante il Jackson Hole Jerome Powell annunciare il cambio di inflazione, il cambio dei target di inflazione, che potrebbe adesso tranquillamente andare anche sopra il 2%, però in una maniera moderata. Invece non abbiamo visto un cambio di inflazione per quanto riguarda Christine Lagarde. Devo dire che nell'ultimo anno, o forse anche due, l'inflazione è stata decisamente il problema più importante delle banche centrali. Secondo te, come si risolve questi target sotto, ma vicino al 2%? È fattibile, soprattutto per quanto riguarda la BCE? Beh, innanzitutto, la premessa doverosa è che da questa conferenza è venuto fuori che si sono rispettate un po' le aspettative generali a livello finanziario che avevamo in riferimento proprio alla conferenza della BCE. Quindi ricordiamo, tassi invariati 20 miliardi mese fino a dicembre. La Lagarde, facendo proprio l'analisi grammaticale di quello che dice, quindi la percezione anche delle reazioni dei mercati,
ha confermato che comunque farà tutto quello necessario e gli strumenti verranno aggiornati di volta in volta, un po' come faceva Draghi durante il suo mandato. Dobbiamo ricordarci in maniera molto importante però che l'inflazione, come avete detto poco fa, sta diventando quasi una chimera, perché siamo veramente distanti da quel tipo di target. La Lagarde ha definito invariati target 2020, al rialzo 2021 e invariati anche quelli del 2022. Dobbiamo ricordarci che quello che è stato fatto in questi ultimi tempi vale circa 3,5 volte quello che è stato fatto nella grande crisi del 2009. Quindi sicuramente le banche centrali hanno fatto tantissimo. Oserei dire forse anche troppo in certe situazioni, perché il vero tema, al di là del raggiungimento dell'inflazione, sarà capire come verrà riassorbita tutta questa liquidità. Rimane tantissima incertezza, focus, la Lagarde ha segnalato focus comunque sul controllo dei tassi di cambio euro-dollaro, e vedremo anche cosa succederà, perché l'inflazione ha un grande driver che quest'anno è stato sicuramente sottotono, come normale che sia, che è i consumi. Quindi in riferimento a ciò tutta l'energia, appunto l'energia dei governi a questo punto, non più delle banche centrali, dovrà essere rifocalizzata ad aumentare i consumi. Solo in quel momento potremo trovarci con un tasso di inflazione che raggiunge certi target. Si è parlato tanto spesso di un new normal, quindi una situazione generale progressiva che durerà anni, in cui ci troveremo tassi bassi, e questo può creare grandi problemi di distorsione del mercato. Stiamo vedendo quello che succede adesso sull'equity, soprattutto sui tecnologici. Questa grande liquidità va allocata e si parla appunto di questi interventi come oltre 4 trilioni di dollari immessi sul mercato. Vedremo cosa succederà, perché il grande tema sarà appunto capire come verrà riassorbita, se verrà riassorbita o se questa sarà veramente un new normal che ci accompagnerà nel futuro e potrebbe distorcere sul fronte dei prezzi dell'equity in riferimento a creare eventuali o nuove bolle. Su quanto riguarda il riferimento all'indebitamento delle società e dei paesi, capire se questo provocherà anche delle aziende cosiddette zombie, cioè un mondo in cui i tassi sono così bassi, un mondo in cui indebitarsi è così cheap, è così poco caro, potrebbe sostenere ad esempio aziende che non sono efficienti dal punto di vista finanziario, e questo creare di conseguenza delle bolle anche sul mercato obbligazionario. Senz'altro, infatti, Pietro, volevo chiederti, durante la conferenza stampa Christine Lagarde ha detto più volte che è molto orgogliosa, molto contenta dai programmi che hanno lanciato, tipo il PEP, la PAA, TLTRO 3. Devo dire che ho sentito tante critiche nei confronti di Lagarde, soprattutto paragonata a ciò che ha fatto Jerome Powell con la Federal Reserve. Intanto vorrei ricordare ai nostri telespettatori che comunque le funzioni delle due banche sono molto diverse, e anche la capacità di manovra sono diverse. Io quello che mi sento di dire è che comunque la BCE è stata all'altezza a livello di programmi. Ti senti, senti che comunque questi soldi, tra virgolette, questa liquidità è arrivata anche all'economia reale o è rimasta solo sui mercati? Perché comunque abbiamo visto anche un recupero importante, un mese di agosto molto positivo anche per le borse europee, ma non parliamo di quelle americane, ecco, tutti i giorni praticamente nuovi record. Sì, devo dire che le politiche delle banche centrali anni fa erano molto diverse. Negli ultimi tempi la Banca Centrale Europea e tutto il sistema europeo ha capito di doversi avvicinare a quel tipo di elasticità a livello di politica monetaria. Sul fronte dell'economia reale ne abbiamo visto comunque una ripartenza del settore industriale, meno del settore dei servizi in Europa, e questo vuol dire che in realtà la crescita dei mercati finanziari non è stata accompagnata in maniera coerente da una conseguente crescita dell'economia reale. Non si capisce più quale delle due comanda, quindi questo è un grande pericolo per chi ha investimenti in borsa, soprattutto nelle valutazioni dei fondamentali delle aziende. La politica della Federal Reserve può essere favorita anche da un'economia molto più omogenea, da una politica fiscale omogenea dei vari paesi. Sappiamo che c'è un collegamento molto stretto fra il tasso di disoccupazione americano e i target di inflazione, cosa che nel continente europeo si verifica meno, ma secondo me l'Europa ha ancora tantissima strada da fare. Devo dire che la strada imboccata dalla BCE è sicuramente più corretta,
ma ci vorrà ancora tempo. Oggi guardiamo le valutazioni europee con moltissimo interesse rispetto a quelle americane, quindi oggi l'equity europeo risulta sicuramente più a buon mercato di quello americano. Bisogna capire se questa sottovalutazione è giustificata o meno. Ci sono paesi come l'Italia che hanno ancora tanta strada da fare, però devo dire che rimango abbastanza positivo perché il percorso almeno intrapreso sembra nella direzione giusta. Ecco, questa è un'affermazione molto interessante, la trovo estremamente interessante. Spiegaci perché credi che l'equity europeo è più attraente rispetto a quello americano, perché solo a 3 mesi fa questa frase era più o meno impensabile. Beh, sicuramente, perché se noi ci basiamo sull'analisi fondamentale, quindi non sull'analisi tecnica, capiamo che la sottovalutazione, cioè il range, lo spread fra valutazioni europee con la dovuta selezione, quindi questa è una generalizzazione, ma con la dovuta selezione, sicuramente diventa molto più interessante rispetto a pagare, esempio, un titolo su tutti, Amazon, 140 volte gli utili. Ci sono titoli come Tesla, abbiamo visto varie storie societarie, Apple oggi capitalizza circa l'8% del PIL americano. Ora, per quanto sia un'ottima azienda, per quanto sia importante, oggi a questi livelli io sconsiglio di entrare sulle aziende tech, è un po' tardi. Sul fronte europeo stiamo scontando una grande sfiducia, una disomogeneità dei paesi che si fanno un po' la guerra fra loro e, perché no, anche sul listino italiano riscontriamo dei prezzi che sono di sicuro vantaggio. La crisi del 2008 era partita dal settore finanziario. Questa, tra virgolette, crisi dell'economia reale non è partita dal settore finanziario. Nonostante ciò, i titoli finanziari, soprattutto italiani, sono stati sotto pressione. Oggi li paghiamo molto, molto poco, li paghiamo poco cari. E questo è un chiaro segnale, un chiaro semaforo verde, che se devo oggi puntare e rischiare sull'equity, preferisco di gran lunga l'equity europeo. Quindi possiamo aspettarci, ecco, una riduzione dello spread tra la prestazione degli equity americani e quelli europei? Sì, esattamente questo. Noi siamo, diciamo, molto più positivi sull'Europa. C'è ancora tanta strada da fare, però oggi vale la pena correre il rischio sull'equity, parlo in ambito soprattutto europeo. Ecco, estremamente, veramente estremamente interessante. Pietro, vorrei chiederti come mai secondo te c'è questo interesse, io lo vedo anche dai nostri telespettatori che ci mandano tantissimi messaggi, c'è questo forte interesse nei confronti del mid e small cap italiano e se guardiamo però invece il Russell 2000, che potrebbe essere il nostro punto di riferimento di quello americano, non possiamo dire la stessa cosa. Che cosa ci dici? Le aziende effettivamente appena quotate sono solide? Beh, sicuramente questo è un trend molto positivo per il nostro paese, che deve passare da una sorta di finanziamento bancario a un finanziamento un po' più anglosassone, un po' più a mercato. Devo dire che ci sono tantissime belle aziende italiane, anche neoquotate, e c'è stato a livello di authority tutto un processo di incentivazione anche fiscale, ricordiamoci quello che è successo con i PIR, quindi incentivazione fiscale affinché le aziende, piccole e medie aziende italiane, vengano messe in luce rispetto ad aziende magari americane. Inoltre c'è anche una componente molto importante, più macroeconomica, più ad ampio raggio. Noi investitori europei dobbiamo ragionare, ovviamente, fare i conti con le valute. Trump vuole un dollaro debole. Ora, ovviamente, sta riuscendo in parte nel suo intento, abbiamo visto cosa sta succedendo anche oggi sull'euro-dollaro. Secondo noi non è finita qua, quindi per chi deve scegliere investimenti, l'euro è tornato a essere una valuta che potrebbe creare rendimento non solo sull'equity ma anche sui bond. Detto ciò, ripeto, collegandomi alla situazione italiana, forse noi scontiamo una sottovalutazione che oggi non meritiamo. Quindi se mettiamo insieme la componente valutaria, la sottovalutazione e il fatto dell'incentivazione fiscale a investire e credere nelle piccole e medie aziende italiane, capiamo che il vantaggio a quel punto diventa sensato, diventa corretto, ecco, per fare un investimento di buon senso. Allora, visto che comunque siamo molto vicini alle elezioni di 3 novembre, le elezioni sicuramente saranno, ecco, un evento che noi alle fonti seguiremo in maniera molto molto approfondita, però
stiamo notando comunque un paradosso, tra virgolette. Il paradosso è che durante le elezioni precedenti qualsiasi affermazione, qualsiasi statement, tra virgolette, dai diversi candidati, in quel caso erano Trump e Hillary Clinton, aveva un impatto molto forte sui mercati, però quest'anno non notiamo, la stessa cosa. Secondo te saranno un market mover? Secondo te è un momento di dire, per iniziare a fare il cosiddetto hedging? Perché abbiamo parlato ovviamente con tantissime persone, abbiamo avuto modo di sentire tantissimi analisti e tanti di loro dicono ora è il momento di iniziare a fare il hedging. Tu sei d'accordo o hai un'opinione completamente diversa? Guarda Alexandra, mi viene da sorridere perché ho buona memoria e mi ricordo il momento in cui venne eletto Donald Trump, quindi vincendo a sorpresa su Hillary Clinton. E mi ricordo proprio quella fase in cui leggevo tantissimi report, tantissime previsioni su come sarebbe andata la borsa dopo l'elezione di Donald Trump. E mi ricordo, con buona memoria fotografica, proprio una situazione in cui con Trump eletto la borsa sarebbe dovuta crollare. Non è andato così, è andato esattamente al contrario. Quindi fare valutazioni sulla percezione delle persone in riferimento alle possibili elezioni sarà probabilmente un market mover, ma è di difficilissima interpretazione, potrebbe andare esattamente al contrario rispetto a come previsto. Quindi è difficile fare una previsione in riferimento proprio a questi accadimenti politici. La sensazione è che questa mole di liquidità, Trump o non Trump, continuerà a essere davvero molto abbondante e bene o male a sostenere l'equity. Ripeto, ci sono tante buone aziende comunque anche negli Stati Uniti che hanno ancora possibilità di upside. Quello che sappiamo con certezza è che oggi pagare il tecnologico così caro in riferimento anche ai cambiamenti politici sarà comunque è comunque una scelta secondo noi sbagliata. Vedremo cosa succederà, probabilmente nelle settimane prima ci sarà molta volatilità, ma è veramente difficile capire se la riconferma di Trump porterà positività all'equity o meno. Secondo noi non è più un market mover, ecco, questa situazione. Ecco, ti chiedo un'ultimissima domanda che riguarda la Brexit, perché ci eravamo abituati che la Brexit era un market mover. Ricordiamoci anche dopo il referendum la reazione del FTSE MIB, che era una reazione molto importante ovviamente al ribasso. A questo punto oggi è stato chiesto anche tra l'altro a Christine Lagarde, la quale ha detto che per il momento un possibile no deal non è stato calcolato a livello di ribasso per quanto riguarda un rallentamento del rimbalzo dell'economia nel secondo trimestre e l'inizio del 2021. Tu sei preoccupato per un possibile no deal, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Boris Johnson, e potrebbe in qualche modo danneggiare l'equity europeo? Secondo noi sì, è un tema molto delicato perché a partire dalla Brexit, dalla decisione del famoso referendum, abbiamo capito che questo no deal eventuale non converrà a nessuno, non converrebbe a nessuno, neanche un deal converrebbe a nessuno in questo senso. Quindi abbiamo visto cosa è successo sulla sterlina, abbiamo visto le posizioni del nostro paese in riferimento all'economia inglese, quindi le esportazioni, si parla di 20 miliardi. Abbiamo visto cosa è successo a livello economico di persone che sono tornate a lavorare nei propri paesi, hanno lasciato l'Inghilterra. È un tema, secondo me, molto complesso. Noi da qualche anno ormai siamo fuori da quel tipo di mercato, come noi in tanti l'hanno fatto, e secondo noi è stato un mezzo suicidio da parte della Gran Bretagna. Stiamo vedendo anche cosa sta succedendo. La Gran Bretagna, il Parlamento inglese ha dichiarato che è stato non è stato corretto neanche, è stato anticostituzionale escludere i confini con l'Irlanda del Nord, però devo dire che in quell'ambito rimaniamo fuori e siamo fuori da tempo perché è stato un vero e proprio suicidio economico da parte della Gran Bretagna. Sì, sicuramente noi seguiremo con tanta attenzione che cosa accadrà. Intanto grazie mille a Pietro Callì, consulente finanziario di Copernicus Sim, grazie mille per la tua analisi e per il tempo condiviso con noi e tutti i telespettatori delle Fonti TV. Grazie, grazie mille a voi, alla prossima. Allora, uno sguardo velocissimo prima di andare in pausa pubblicitaria ai mercati americani. In questo momento l'S&P 500 guadagna lo 0,70%, Dow guadagna 160 punti, quindi stiamo vedendo comunque un
rallentamento del rally iniziale in apertura, il Nasdaq in rialzo dell'1,35%. Noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, inviateci le vostre domande perché segue gli stocks to watch, ovvero i titoli da guardare, e saremo in compagnia di Sante Pellegrino. A tra poco.